Ehi la ciurma, io sono Mazzatess e ben ritrovati qui in un nuovo episodio di Spore Galactic Adventures. Nello scorso episodio avevamo costruito la nostra prima colonia che, se non sbaglio, è quella su cui stiamo orbitando in questo istante. E la missione è vendi la spezia a un altro impero. Quindi noi abbiamo già localizzato qualche altro impero, non ricordo. Allora, vorrei vedere la parte. Ah, alleati e amici dovrebbe già esserci qua. C'è qualcuno? Sì, sono gli altri ragazzetti che avevamo scoperto tempo fa. Allora, proviamo ad avvicinarci un po'. Niente, no, così. Ottimo, andiamo a provare a scambiare un po' di spezie con loro. Ok, perfetto. Commercio. Sì, cioè la comprano niente, ma te ne vendo una sola. Ok, un nuovo compito ci attende, torniamo. Non, ma ne ho venduta una sola più che altro per il fatto che non è per niente conveniente. Cioè ci danno pochissimo per la spezia rossa, allora. Non conviene. Ah no, no, non orbitavamo intorno alla colonia. La colonia è l'altra. Nell'altro sistema. Ottimo lavoro, con i forzieri sempre pieni potrai acquistare nuovi strumenti per la tua astronave, pagare eventuali riparazioni e ricariche, costruire nuove colonie e anche inviare contributi ad altri imperi per migliorare i porti. Abbiamo in serbo tante altre missioni da intraprendere, quando vuoi facci sapere. Ci sto! Allora, Capitano, corre assolutamente a dare slancio al nostro programma di esplorazione spaziale esplorando di più la galassia. Che brutto gioco di parole. Sappiamo che là fuori ci sono altre specie con cui poter entrare in contatto. Sappiamo che ci sono altri sistemi e altri pianeti che aspettano solo di essere scoperti. Hanno tradotto un po' alla cavola, eh. Stiamo iniziando a conoscere il problema della sovrappopolazione qui sul nostro pianeta natale Tarantella. Ma se abbiamo appena costruito una colonia! E dovremmo andare alla ricerca di altri pianeti adatti da colonizzare. Ci sono così tante cose da fare. Sei pronto ad accettare una missione? Voglio espandere l'impero. Quando si tratta di espandere il nostro impero abbiamo a disposizione diverse opzioni. Possiamo iniziare da zero e costruire una colonia su un pianeta disabitato. Oppure possiamo impostare una rotta commerciale con il pianeta di un altro impero, dandoti la possibilità di acquistarlo in futuro. Infine, possiamo conquistare un pianeta con la forza, creandoci nuovi nemici. Non importa come, l'espansione chiede comunque capitali massicci. Il modo migliore per accumulare spore crediti è commerciando spezie con gli altri imperi. Le colonie sono ottime per produrle. Vorrei terraformare. Ah sì, capitano Mozzo! Come le passate esplorazioni hanno dimostrato, siamo stati molto fortunati nel trovare un pianeta così bello dove stabilire la nostra colonia. Se vogliamo diventare una potenza galattica, dobbiamo apprendere come migliorare l'atmosfera e la temperatura di un pianeta. In questo modo avremo un ambiente ottimale per la colonizzazione. Il compimento di questa missione prevede un compenso di 10.000 spore crediti. Non ho idea di come effettuare la terraformazione, non posso dire la so fa. La terraformazione è in pratica il termostato e l'umidificatore di un pianeta. Ok, regola il livello dell'acqua e la temperatura e voilà! Il pianeta è ora abitabile. Porta la terraformazione del pianeta Roblena ad un punteggio T di 1, rendendola molto più idonea per creare colonie. Una tale potenza, dimmi di più. La possibilità di controllare il punteggio T di un pianeta è qualcosa che stiamo appena incominciando a capire. Ti forniremo alcuni strumenti di base per aiutarti nel tuo lavoro. Usali con saggezza e tutto ciò che abbiamo. Ok, datemi gli strumenti. Ancora una cosa. Dovrei completare la catena alimentare usando i campioni presenti nel tuo carico. Flora e fauna sono essenziali per stabilizzare il punteggio T di un pianeta. Inizia prima con la vegetazione. Se esaurisci i campioni, torna indietro e te ne forniremo altri. Ah, ok. Serve un pianeta in particolare. Abbiamo individuato un obiettivo dato alla terraformazione che renderebbe qualsiasi colonia degna di essere chiamata a casa. Non credi che il pianeta Roblena del sistema stellare Kryankas sia una scelta perfetta? Piccola pulita e poi ci siamo. Splendido, ti auguro buon viaggio nel raggiungere il sistema Kryankas. Non vediamo l'ora di apprendere del tuo successo e di poter avviare la nostra espansione. Eccellente. Ok, ho ottenuto la medaglia missionario 1. Cioè completa 5 missioni.
Strumenti sbloccati, riserva di energia piccola, scorta di energia, generatore di siccità, generatore atmosferico. Ottimo! Allora, dobbiamo andare quindi nel nostro coso si Kriankas. Ok, si legge proprio poco, eh. Allora, Roblena. Quindi dobbiamo entrare su Roblena e utilizzare il nostro sistema di trasformazione. Con questo pulsante puoi passare la minimappa allo scomer... Catena alimentare. Ok, ah ma... Sì, vabbè, hai fatto sparire tutto. Vabbè, noi abbiamo bisogno di questo, cioè dobbiamo... raffreddare... No, in realtà dovremmo... Perché mi ha dato la tempesta di ghiaccio qua? Ah no, mi ha dato anche la tempesta di ghiaccio. Pioggia di meteoriti. No, ma la temperatura è abbastanza buona. Siccità. Oh. Atmosfera. Abbassare o aumentare? Qua è atmosfera densa, atmosfera non presente. Quindi dobbiamo alzare l'atmosfera. Ok, vediamo subito che si sta sistemando. Grazie al nostro generatore atmosferico. E credo che stia rientrando dentro adesso il T1. Forse al pelo proprio. No, non so neanche se è entrato in T1. Sì, vabbè, abbiamo migliorato il punteggio T. Nota che un pianeta T1 può supportare la vita. Preleva dall'autostiva e colloca sul pianeta tre piante di... Piante di tre dimensioni per incrementare la stabilità del punteggio T. Se non lo farai rapidamente il punteggio T diminuirà. Ah, ok, quindi noi dobbiamo prendere... Pianta piccola, allora scendiamola. Come? Una, due, tre. Ah, no, è già presente. Una pianta media. Ok, abbiamo stabilizzato l'atmosfera. Sono giunte alla griglia alimentare. Sei qua. Questo pianeta ora è pronto per la vita animale. Colloca gli erbivori e i carnivori in questo ordine per completare la rete alimentare. Quindi erbivori e cicci, per esempio. Ma carnivori non ne ho. Ho degli onnivori in realtà. Ah, ok, me l'ha pigliato anche se era onnivoro. Ottimo, ottimo, ottimo. Si possono fondare colonie su qualsiasi pianeta fuori dalle lune. No, dalle lune desolate alle fiorenti ose di livello punti terra 3. Le colonie fruttuose estraggono preziose spezie che può essere venduta. Ottimo. Hai completato una fila dell'ecosistema. Ah, ok, quindi si è stabilizzato su T1. Se hai posizionato una colonia su questo pianeta, lo puoi aggiungere edifici cliccando sul municipio. Per aggiungere altre colonie, incrementa il punteggio T e completa la rete alimentare. Per seguire un animale con il radar, clicca il suo punto nella catena sul suo punto nella catena alimentare. Ok, ma noi la colonia ce l'abbiamo già messa. Che è là, tra l'altro. Quindi possiamo cliccare qua, nel pianificatore della colonia, e aggiungere degli altri edifici. Che sono... ok, meglio. Possiamo mettere casa, intrattenimento, fabbrica o torretta. Veicoli, cos'è che... Ah, i veicoli dovrebbero essere quelli normali. Ah, ci sono... no, sono da rifare. Veicoli coloniali e... balle varie. Qua c'erano, cioè nel senso quando abbiamo fatto la fase civiltà dovrebbero
Nintendo Vecchio Universo in scatola. Gioca a fare in ogni fase e in... Boh. Credo fosse un... questa? No, non credo che avessimo queste, eh. Ma sì, ma va bene anche questa. Tanto cosa ci serve? Ma sì, non so neanche quando l'ho creata, ma va bene, dai. Non so cosa ci servono, poi in realtà, perché per difendere credo che useremo le navi e balle varie. Aereo. Ah, ma forse se cliccavo sul quadratino là era già meglio, vabbè. Che poi mi dice le mie creazioni 26, ma... No, non c'è... Vabbè, tutto. Per noi, noi eravamo di religiosi, vero? Ok. Ma mettiamo questo, ma sì, dai. Va bene, dai. Tanto non sono cose che mi ispirano molto. Ah, progetto un nuovo edificio, no, seleziona. Ma uno a caso, dai. È la parte che mi annoia di più, assolutamente. Ma sì, alloggio. Intrattenimento. No, devo cliccare sui quadrati. Allora, no, le mie creazioni, andiamo su tutto. Questo era intrattenimento. Intrattenimento, mettiamo qualcosa che possa intrattenere. Non lo so, cos'è che intrattiene? Ma questo mi sembra abbastanza intrattenitivo. Ma sembra una pagoda, boh. Vai, chi se ne frega. Fabbrica, sto giro clicchiamo qua. Tutto, cos'è che abbiamo? Amplificatore. No, voglio qualcosa che suoni di fabbrica. Che però non sia troppo massicciamente industriale. Ah, questo. Mi piace. Sì. Allora, producono più spezia. Però ho bisogno di intrattenimento. Ok, adesso fa 24 spezie all'ora. Ottimo, direi che può andare bene come prima colonia per ora. Allora, torna nel tuo pianeta natale per ricevere ulteriori istruzioni. Perfetto. Ah, qua hanno delle spezie da darmi? No, arrivederci. Costa anche dalla colonia, eh? Ricaricarsi, quindi ci conviene andare a ricaricarci qua. Intanto ci devo andare alla missione. Spezie raccolta. Vorrei discutere di un altro argomento. Ricarica, ecco. Missioni. Allora, esplorare l'universo sto giro facciamo. Ma no, non voglio sta roba qua. Espandere l'impero, cos'è che c'era? Una rotta commerciale con un altro impero. No, voglio interagire con altre specie aliena. Ah, vabbè, questa. Vai alla ricerca di un impero interessato ad aprire delle rotte commerciali con noi. Ti ricompenseremo con 20.000 super crediti. Trova un impero che sia in buoni rapporti con noi. Attiva il dispositivo di comunicazione video a corto raggio per stabilire una rotta commerciale tramite relazione diplomatica. Ok, va bene, andiamo a fare affari con la Spezia. Perfetto, per ora conosciamo solo quell'altro tizio, quindi dovremo provare a chiedere a quegli altri tizi là. Com'è che ci arriviamo là? No, ah, di qua. Allora, come sono? Sono abbastanza neutri. Ah, i vostri doni più 22, vi siete presentati più 10, diffidiamo degli stranieri meno 30, quindi sono a 2. Allora,
Diplomazia. Una rotta commerciale con te. Oh, ok. Si faceva una missione. Oh. Ah, ok, in pratica la missione è quella di esplorare la parte di avventure galattiche, che è quella in pratica di far scendere il capitano. Là dobbiamo arrivare, vero? Sumiria, ecco qua. Una breve visita allo spazioporto. Ottimo. Equipaggiamento. Benvenuto nel Poro Capitano. Complete avventure. Visita partita rapida nella fase spazio per sbloccare nuovi accessori per i tuoi capitani. Questi compariranno. L'indicatore energia mostra quanta energia viene consumata da alcune abilità e quanta viene conservata e ricaricata da batterie e generatori. Se esaurisci l'energia non potrai più usare la tua abilità. Tira la manopola energia degli accessori che ne hanno una per aumentare il livello dell'abilità e il consumo energetico. Ok, ma qua che cos'è questo? Queste sono robe estetiche. Quaranta, 25, ma sono dei punteggi di che cosa? Di diplomazia? Cos'è quel simbolo? C'è qualcosa scritto qua? No. Sono solo estetiche, credo. Polsino. Rotella. Fiocco. Ah no, quel simbolo là è del budget. Ma non abbiamo un casino di niente sbloccato. Nulla di nulla. Quindi usciamo, perché la roba estetica non credo che mi convenga. Allora, queste sono altre cose. Vabbè, scendi allora. Speriamo che la missione non sia pericolosa, perché abbiamo giocato sempre la partita in modo abbastanza difensivo, sia essendo erbivori che andando sul religioso, eccetera, eccetera. E di conseguenza non abbiamo una creatura particolarmente aggressiva, particolarmente adatta a combattere, ecco. Benvenuto a Vattego, un vivace spazioporto pieno di personaggi interessanti. Parla con i locali per scoprire molte cose sulle avventure e diventare un capitano spaziale leggendario. Addirittura leggendario. Il tuo capitano guadagnerà esperienza una volta che avrà completato questa avventura. Puoi controllare i regressi del tuo capitano nella sporopedia. Controlla il tuo capitano sulla superficie del pianeta proprio come controllavi la tua creatura nella fase creatura. Che brutto gioco di parole. Vediamo cosa c'è di nuovo. Cerca sempre di mantenere un livello di energia abbastanza elevato, altrimenti non potrai usare alcuna abilità. Equipaggia il capitano con batterie e generatori per aumentare la tua riserva di energia. La minimappa è utile per orientarsi nell'avventura, posizionare il capitano agli obiettivi e posizionare per aiuto su di essi. La barra dei progressi registra quanti obiettivi hai completato e quanti te ne rimangono. Per vincere l'avventura devi riempire la barra. Allora, parliamo con questo tizio. Gli dobbiamo dare il nome dell'autorità spazioportuale, capitano. Se stai cercando di diventare un grande capitano, sei arrivato al posto giusto. Ottimo. Dai pure un'occhiata in giro e presentati le varie forme di vita locali. Il mercante a tua sinistra ti segnalerà l'arrivo di un articolo, informandoti su come entrarne in possesso. Il viaggiatore dietro di me ti spiegherà le procedure necessarie per ottenere nuovi incarichi e come abbandonare un'avventura in caso di fallimento inaspettato. Il nostro nome a tua destra può darti informazioni sull'equipaggio, sia in superficie che nello spazio. Tutto qui. Ok, e poi vediamo che già una parte abbiamo risolta.
Allora andiamo a vedere un attimo qua. Salve capitano, lo stromo snaffolo è al tuo servizio. Un capitano che si rispetti non può scendere in superficie senza un equipaggio. Vuoi sapere come fare? Beh, è molto semplice, basta avere un sacco di carisma come me e reclutare membri sul pianeta. Giusto ragazzi? Ma questa è una soluzione temporanea. Alleandoti con altri imperi potrai inserire dei membri permanenti nel tuo equipaggio e scendere con loro sulla superficie dei pianeti. Ma ricorda che non tutte le avventure ti consentono di prenderli con te. Inoltre potrai conservare il tuo equipaggio tra un'avventura e l'altra. Quindi cerca di restare in buoni rapporti con i tuoi alleati e di non farli morire, capito? Bene. Ok, qua dietro c'è il mercante. Ehi. Accia! Anche a te. Oh, capitano, mi fa sempre piacere vedere un collega viaggiatore di queste parti. Sono stato inviato in missione dal mio pianeta natale, proprio come te, ma la mia nave è rimasta secca e sono bloccato qui. La prossima volta che voglio di un'avventura ti consiglio di non rivolgerti ai tuoi simili. Visita altri imperi, hanno tutti delle missioni per te, spesso sono proprio delle avventure planetarie. Per non stare mai accorto di avventure, iscriviti alle Spore Visioni e alle novità, amici, oppure scarica quelle che preferisci. Avete molte avventure nella Spore PD e avere molte avventure nella Spore PD è molto importante. Vuoi abbandonare un'avventura che hai intrapreso? Niente panico, clicca sul pulsante, esci dall'avventura e puff, ti ritroverai sulla tua astronave. Divertiti! No, ma non importa. Permesso, passa. Uno al prezzo di uno. Ah, lol. Ah, no, questo è forse il mercante, l'altro è il viaggiatore. Salve. Salve, amico mio, avvicinati ancora. No, non troppo. Vuoi vedere la mia merce migliore? Ho una pistola a impulso, una spada laser e un anello regale. Sono disponibili 32 nuovi accessori, tra cui scegliere ognuno dei quali ha abilità uniche. Per sbloccare nuove parti devi aumentare il tuo grado di capitano, ne sbloccherai una per ogni livello. Per equipaggiare gli accessori accedi all'emporio, quello che abbiamo apparato prima, appena prima di iniziare un'avventura, cliccando su accedi all'emporio. In questo modo potrai equipaggiare il tuo capitano con gli accessori più adatti. Buona fortuna. Ora suppongo di dover tornare là. Parla con capitano. Soleggiato. Chi è capitano soleggiato? No, no, aspetta. Qua. Ah, eccolo. Codai! Ehi, novellino, sono appena tornato da Gamma Mega 9, dove ho scominato una banda di bracconieri, cui lori di criminali non faranno più denaro, al peori spoffit. Vuoi diventare un capitano spaziale? Sappi che non sarà affatto facile. Ogni pianeta nasconde delle insidie. Lasciati dare qualche consiglio. La prima cosa che dovresti fare è migliorare le tue abilità di capitano, affrontando le missioni avventure degli imperi alieni. Completando le avventure potrai guadagnare esperienza e aumentare il tuo grado di capitano, sbloccando nuovi accessori e abilità. Puoi anche ottenere potentissime super armi per la tua astronave. Che aspetti? Parti subito da questo mucchio di rottami e trovati un lavoro. Sì, ma ho ancora una cosa da fare. Parla con RoboCap, è lui? Sì. Salve. Spero che la tua ricerca di informazioni sia andata a buon fine, capitano. Sì, grazie. Come puoi vedere, c'è una galassia di avventure che ti attende. Una galassia che attende un nuovo capitano spaziale leggendario. I tuoi documenti sono in ordine. Il tuo viaggio inizia adesso. Sei pronto? Sì. Torna sul tuo pianeta natale per completare la missione. Addio. Così, proprio... Così, un addio così subitaneo. Ci siamo appena visti. Ah, ok. Va bene. Complimenti, hai completato la tua prima avventura. Ora sei pronto ad affrontare nuove avventure e migliorare le tue abilità di capitano. Ok, cosa abbiamo... scegli una ricompensa. Allora, credo che avremo bisogno di... colpo energetico. Lama avvelenata. Rigenerazione di energia. Rigenerazione di salute. Canto armonioso. Canto ispiratore. Scatto esplosivo. Corazza da battaglia. Allora, la prima volta avevo fatto una fregatura perché avevo messo una cosa di diplomazia. Ma in battaglia poi dopo non facevo un Kaiser. Quindi credo che potrebbe essere utile...
Questo, il corpo energetico, io metterei questo come primo. Sì. Non tanto per andare sul militare, ma perché almeno così possiamo difenderci. Torniamo al nostro pianeta natale. Ah, no, no, dobbiamo andare qua. No, al pianeta natale, perché ce l'hanno data loro la missione. Ah, ottimo, mi ha dato degli spore crediti. Avete promesso di aiutarci più 10, però non siamo ancora a faccina blu. Se gli dessi dei soldi, ma non abbiamo soldi. Beh, arrivederci. Ma quanti spore crediti mi ha dato? Sono gli stessi spore crediti che avevo prima. Allora, passiamo di qua. Andiamo qua e poi torniamo a casa. Che è meglio. Allora, così prendiamo un po' di spezia. Adesso siamo pieni di spezie rosse che non serve granché. Ops, il numero errato. Lol. Ma sono passati già 26 minuti, quindi io direi che per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, che se possibile sarà di nuovo in questa settimana. Perché vorrei accelerare un po' su spore, visto che siamo ancora nella fase spazio dopo mille, mille episodi. Io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!